Bentornati appassionati. Oggi andremo a vedere come fare una riparazione su un parquet dove hanno tolto un muro. Qui c'era una parete piccola per uno sgabuzzino, molto piccolo, e ovviamente c'è la separazione dei due pavimenti. Cosa andremo a fare adesso? Cerchiamo di scoprire dove sono tutti i terminali di ogni doga. Calcolando la lunghezza di una doga intera, andremo a separare i pezzi in modo da creare comunque una continuità al pavimento, laddove sarà possibile utilizzare il più possibile la lunghezza dei listelli. Come potete vedere, questa inizia qua e finirebbe qua, quindi poi qui per arrivare fino a qua ci vorrà un pezzettino, ma noi provvederemo a tagliarlo qua e cercare di lasciare comunque quel senso di continuità, perché questa è una posa a correre, quindi continuiamo a conservare, diciamo, il disegno del correre. Prima cosa da fare è segnare tutto quello che utilizzando la droga stessa, facciamo i segni precisi per incastrare dentro la droga intera. Una volta segnati tutti, ora che l'abbiamo segnati tutti, con il flessibile comincio il primo taglio, poi procedo col multiuso per finire dove il flessibile non arriva e poi andiamo di martello e scalpello. Utilizzando la doga per avere lo squadro. Dove so che va via la doga, e questa va, si può oltrepassare. Invece dove deve rimanere sano, ci fermiamo un paio di millimetri prima. Ora con il multiuso andiamo a completare i tagli, quelli delimitati dal
dalle doghe che devono rimanere sane. Vedete, sono rimasto un pelino indietro e questi qua li andiamo a completare per una maggiore precisione col multiuso. La prima cosa che si fa è togliere solo la parte nobile, in modo che faccia aria intorno al resto del legno, così poi quando andremo a togliere questi sotto non scoppia, non mi fa scoppiare le doghe che devono rimanere sane. Quindi si procede spaccando inizialmente il centro e si fa una traccia al centro per far sempre respirare i lati. Così evitiamo la compressione. Come vedete non picchio lo scalpello troppo in verticale, a me serve che vada a scavare sotto. Tutto lo smaltimento, lo smantellamento. Però vedete qual è la cosa importante? È
è che la doga che deve rimanere sana non presenti scheggiature, perché questa è una lavorazione molto delicata, perché se io dovessi scheggiare questa qua, poi mi tocca sostituirla. E se si comincia a sostituire doghe che si scheggiano, va a finire che cambi tutto il pavimento. E invece è per questo che è un lavoro da certosini, perché bisogna evitare di toccare quello che non va rotto. Una volta tolto tutte le parti superficiali, andiamo a rimuovere il supporto facendolo pressione con lo scalpello in questa maniera verso il vuoto, in modo da sganciare i maschi ancorati, perché questi sono maschi e femmine. Allora li facciamo scorrere fuori senza fare questo movimento, perché questo movimento va a esercitare pressione sul maschio o sulla femmina che abbiamo. Quindi per cui vanno spaccati, estraendoli, facendoli scorrere. Una volta tolto tutto, andiamo a grattare l'eccesso di colla che c'è sotto, per fare questo utilizziamo un raschietto che ha una lama da cutter che si allaccia alla parte terminale. Se lo comprate, mi raccomando, non comprate quelli in plastica perché finite col farvi male. Prendete questi in metallo. Quelli in plastica, fate forza, si spezza la plastica e potete finire con le mani dentro alla lama. Altra cosa importante in queste cose qua, lavorare sempre sul pulito, man mano che si fa polvere, che si fanno sassi, eccetera, pulire, perché il resto del pavimento è finito, non va poi levigato, lucidato, il resto del pavimento è finito, quindi se ci capita un sasso sotto una scarpa e gli leghiamo il pavimento, poi ci tocca o cambiare la doga o ci cibano anche per danni. Nella pulizia fare molta attenzione soprattutto alle parti più fastidiose che sono quelle vicino. Alle giunte del parquet. Perché se la colla che rimane sotto fa spessore, poi non riusciamo a tenere giù il parquet. Essendo prefinito deve rimanere praticamente a pari, anche se devo dire che questo è un prefinito molto scarso. Sembra uno di quei prefiniti tedeschi. Viene dalla Germania, è buono. No, non è detto. Ci sono anche buoni, tedeschi. Ma ci sono anche tanti prodotti tedeschi che fanno veramente cagare. Il mio consiglio è, se dovete fare parquet a casa vostra, cercate ditte buone italiane.
Perché senza cantare le marche tipo Gazzotti o tipo Listone Giordano, Gazzotti già è diverso, però Listone Giordano ad esempio è sovrastimato, viene pagato caro come Listone perché ha un nome, ma il perché non è poi così eccelso. Visto marche più economiche, molto più precise. E dico precise come incastri. Perché l'incastro che vanno in maschio e femmina deve poter entrare in maniera abbastanza facile, ma non troppo facile. E nemmeno deve essere troppo compressa, cioè che non si riesce a mettere dentro, perché se non si riesce a incastrare dentro, il posatore deve picchiarle forte e quindi finisci per indebolire il legno a son di dadi mazzate, senza contare che vai a rovinare molte doghe per quanto usi battitori e attrezzature apposta. Ma allo stesso qual tempo, se è troppo molle, se c'è troppo lasco, quando è posato, se il pavimento, il sottofondo fa così, dove c'è la gobbetta, le teste non sono più belle precise, perché il gioco che lascia fare il maschio e femmina si ripercuote sul prodotto finale. Devono essere precise ma scorrevoli. E siccome Listone Giordano te lo fanno pagare caro, ti aspetti che sia assolutamente eccezionale anche come incastro. E invece così non è. Ottima lestezza sopra, quella sì, perché in un prefinito tutto conta. Conta il supporto col quale viene fatto lo scheletro, conta la parte nobile che c'è sopra, conta la colla con le quali vengono assemblati, diciamo proprio che nel prefinito tutta la sua struttura, tutta la sua composizione conta. Perché ci sono prefiniti, soprattutto quelli cinesi che costano poco, in cui sono in verità non uno strato nobile di parquet, di legno, ma sono tante impiallacciature. Quindi mettono la piallacciatura finale, bella, ma a meno di un decimo già sotto c'è porcheria e si va dal quello bello sotto a proprio agli scarti del legno, agli scarti del, in questo caso mettiamo rovere, agli scarti del rovere. Loro fanno quelle impiallacciature con la roba che hanno di scarto, quindi sopra ti sembra bello, ma un domani quando lo vuoi levigare viene fuori un disastro. Poi il supporto deve essere fatto bene, la scheletratura deve essere compatta, possibilmente di multistrato, che poi lo facciano di pioppo, pino fenolico, quello può essere anche un po' meno importante, diciamo così. L'importante è che sia buona la qualità, che non presenti spaccature, nodi anche sotto, in modo che il supporto sia saldo. E soprattutto la colla che viene utilizzata per collegare il supporto alla parte nobile, perché ci sono parquet, soprattutto quelli cinesi, che se lo schiacci, cerchi di fare questo movimento, si scolla letteralmente. Quindi cosa succede? Che tu lo vai a posare, sembra bello, ma quella colla lì, essendo debole, bastano le varie dilatazioni del parquet durante a volte i mesi, neanche gli anni, i mesi successivi, che queste dilatazioni, siccome questo legno è un tipo di legno e questo è un altro,
e hanno due dilatazioni diverse. Se la colla non riesce a tenerle ben ferme, ben saldi, con le loro dilatazioni diverse, questa parte si scolla, poi ti trovi il parquet che si alzano tutte le linguette lateralmente perché la parte nobile si stacca ed è un disastro, un parquet praticamente poi da buttare. Fare rappezzi in quei casi diventa impossibile. Quindi tutto conta in un listello di prefinito. Quindi se scegliete il prefinito come materiale invece del massiccio, del massello, sceglietelo buono. Quello che spendete in più per il materiale lo risparmiate poi nella vita, perché non vi dà problemi. Poi certo, ogni materiale, anche più buono, è sempre legno, non va allagato, le perdite calorifere, eccetera, fanno danni comunque. Però ecco, tolte queste cose gravi, se uno mette giù un buon parquet gli rimane. Vidaflor, già la marca non è che mi... fatto in Austria, ho detto che era così così come parquet. È buona la parte nobile, ma comunque si nota come non sia regolare. Non so se si nota come qua il centro è molto più larga, abbiamo quasi 4 mm, quindi buono, ma finiamo a 3. Qui anche meno di 3, 2,5. Mentre invece uno dovrebbe garantire finale 4 mm. Questo significa che quando lo fanno assemblano, questo deve essere almeno 5 mm, 5-6 mm. Poi quando viene assemblato, piallato e fatto, deve arrivare a 4 mm di nobile. Non che metti su 4 mm di nobile e poi fa la lavorazione, perché dopo vai ad asportare in alcuni punti più materiale. Adesso diamo una bella aspirata all'interno. Diffidate di quelli che vengono a fare il mestiere e non passano l'aspirapolvere. Thank you.